vedendo il Crocetto Romantico, che è il vino ultimo nato nella nostra azienda, uscito da una fase di esperimenti che ci ha portato a creare questo blend con varietà abbastanza inusuali, che Syrah, Merlot e Petit Verdot. L'esperimento penso che sia riuscito molto bene, perché dai primi degustazioni che sono state fatte dai nostri importatori in giro nel mondo hanno avuto successo, tanto è vero che l'abbiamo già venduto quasi tutta la piccola produzione della prima annata, che è il 2009. Su 3.500 bottiglie prodotte ne abbiamo vendute oltre 3.000, in particolare in due paesi dove abbiamo avuto addirittura tre riordini, che sono uno gli Stati Uniti, ed era immaginabile perché è il nostro mercato più grande, il secondo invece è un paese da cui non ce l'aspettavamo, che dove questo vino ha creato una grande curiosità, ed è Taiwan, dove ci hanno fra l'altro insegnato molte cose sull'argomento che noi nemmeno conoscevamo.